Confindustria, premiazione del concorso La tua idea impresa. Alla Rocca l'esposizione della mostra di Fabio Franzese. San Giorgio del Sannio, arrestato molestatore 57enne. Benvenuto all'informazione di LTV, spesso nel nostro telegiornale a fare da location alla nostra informazione c'erano zone degradate come via Garrucci, via Folleraul e altro. Oggi ci troviamo nel punto di eccellenza della città di Benevento, dinanzi alla chiesa di Santa Sofia, patrimonio UNESCO dal 2011, un luogo da valorizzare sempre più, eppure c'è sempre qualche neo. Ne parliamo oggi con Valentino Soreca, amministratore del salottino di Peninsolente, frequentatore della zona. Insomma, con i tuoi video spesso ci mostri cosa accade dinanzi alla chiesa di Santa Sofia. Innanzitutto voglio salutare i tuoi telespettatori e i partecipanti al salottino di Penna Insolente tutti. No, non solo ciò che accade davanti alla chiesa di Santa Sofia. Diciamo che domenica 19 maggio mi sono trovato a passare e ho notato che c'erano ben 3 squadre di bambini che giocavano a pallone. Mi piace però fare una precisazione: io non ho nulla contro i bambini che giochino a pallone, anzi danno gioia, danno allegria, forse testimoniano solo una mancanza di spazi dove i bambini possano giocare a pallone, quindi io non ho nulla contro questi bambini che giocano a pallone e li guardo anche con una certa piacevolezza, con sorriso, perché mi riportano alla memoria quando io ero bambino e venivo di volta in volta scacciato da questo o quel sottobalcone dove infastidivamo. Ho voluto segnalare la cosa perché pochi giorni prima avevo visto l'intervista fatta all'assessore alla cultura, nonché l'intervista fatta al comandante dei vigili urbani, dove appunto loro rimarcavano e sottolineavano che questa nuova istituzione dei vigili in bicicletta serviva per l'appunto ad evitare che i bambini potessero giocare a pallone. È stata proprio la frase detta dall'assessore alla cultura. Quindi ho voluto in qualche modo un po' ironizzare su queste cose dette e spesso dette soltanto a giustificazione di qualcosa che si è voluto fare. Dico anche di più. Là in alto noi abbiamo la telecamera del comune che riprende in diretta la zona. La sera mi sono premurato anche di andare a vedere sul sito del comune se erano state scattate le foto dalla telecamera che riprendessero i bambini che giocavano a pallone. Ebbene, la foto delle ore 19, la foto delle ore 20 e la foto delle ore 21 del 19 maggio 2013 riprendevano perfettamente i bambini che giocavano a pallone. Ciò sta a significare che i vigili urbani, almeno per quelle 2 o 3 ore, non erano neppure passati. Ecco, analizziamo un po' questi atteggiamenti. Parliamo, si tratta di carenza di controlli o mancanza di civiltà? No, mancanza di civiltà assolutissimamente no. Stiamo parlando di bambini che giocano e forse per mancanza di civiltà dovremmo intendere mancanza di spazi dedicati ai bambini che devono giocare. Ti ripeto, è stato un fatto più che altro ironico per sottolineare una dichiarazione impolitichese fatta forse per giustificare l'istituzione di un servizio creato a dir loro per sorvegliare meglio questa zona, ma che in fondo sono più domeniche che noi registriamo, non sorvegliano per nulla. E allora grazie a Valentino Soreca del salottino di Peninsolente, abbiamo dimostrato che anche qui nel pieno della buffer zone, zona UNESCO, qualcosa non va. E continuiamo con la nostra informazione, nella sede di Confindustria Benevento c'è stata la premiazione del concorso La tua idea impresa. Ascoltiamo. Si è chiusa la fase finale della competizione provinciale del progetto La tua idea impresa, sostenuto dal gruppo Giovani Imprenditori di Benevento, con la collaborazione delle scuole del territorio. In Confindustria Benevento c'è stata la premiazione delle 3 idee che sono risultate le più votate dalle imprese del territorio. In corsa per Benevento oltre 100 ragazzi con 7 progetti di 5 istituti, il Don Peppino Diana di Morcone, il Levatino di San Marco dei Cavoti, il Palmieri Rampone Polo di Benevento, il Lucarelli del Capoluogo Sannita e il Virgilio di San Giorgio del Sannio. Il progetto, iniziato a novembre con la presentazione ufficiale a Villa dei Papi,
è arrivato alla conclusione con la fase finale del progetto La tua idea impresa. In questi mesi gli studenti si sono trasformati in piccoli imprenditori, hanno redatto un business plan e hanno realizzato dei video racconti della loro esperienza. Soddisfatto, Pasquale Lampugnale, presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Benevento. Noi abbiamo proposto con questo progetto un modello di didattico alternativo. Ci occupiamo da sempre di educazione e formazione, abbiamo interpretato quelli che sono gli input del progetto strategico Europa 2020. Lo spirito imprenditoriale appartiene alle 8 competenze chiave. Non si può parlare oggi solo di scuole e di conoscenze, quindi dei contenuti, delle teorie, ma bisogna utilizzare queste conoscenze e applicare quindi a progetti pratici. Quindi si parla oggi di competenze per creare prodotti, idee innovative. Questo progetto e i risultati che abbiamo visto oggi sono sicuramente il risultato e l'attestazione del fatto che se i giovani vengono motivati e traghettati su un percorso virtuoso possono fare sempre e sempre di più. Sono molto contento perché Benevento si è distinta in ambito nazionale, abbiamo una prima scuola, la prima provinciale che parteciperà alla gara nazionale il 30 maggio, che ha buone possibilità di vincere, l'anno scorso ha vinto la scuola di Cosenza col progetto Print Wallet, quindi sui sistemi digitali di pagamento, e abbiamo tra l'altro un'altra scuola col progetto Ecologicamente, il Studio Virgilio, che è arrivata seconda sul premio Innovazione e ha vinto il premio Sponsor. Quindi abbiamo due delegazioni sannite che parteciperanno alla giornata finale prevista per il giorno 30 maggio alle ore 10 al Teatro Goldoni per la primazione finale. Tutto questo prevederà quindi il contatto con il laboratorio, l'incubatore LUIS, e quindi permetterà a questi studenti di entrare in contatto col mondo del venture capital e private equity. Noi siamo molto soddisfatti, molto contenti, quindi dobbiamo ora supportare per la prossima settimana questi giovani con le nostre votazioni. A trionfare durante la cerimonia di premiazione l'Istituto Don Peppino Diana di Colle Sannita con il video Print Wallet, un servizio che permette di salvare i propri dati bancari e le proprie informazioni in uno spazio sicuro online, al quale si può accedere attraverso le proprie impronte digitali. Secondo posto per il progetto Peco Cyclet, ideato dagli studenti del Virgilio di San Giorgio del Sannio, che propone un sistema per generare energia attraverso la pedalata. Terzo posto per l'Istituto Livatino di San Marco dei Cavoti con il progetto Chocolate and Culture, una ciocco pasticceria collegata via web con 3 locali siti nelle più importanti capitali europee. La scuola in genere, io dico la scuola italiana, è comunque impegnata su questi temi. La nostra scuola, l'Istituto Superiore di Marcone, Don Peppino Diana, sia per i licei sia per gli istituti professionali, dall'orafo di Ponte Landolfo al banchiere di Colle Sannita, è impegnata nel calare operativamente i ragazzi nel campo del lavoro. Quest'anno credo abbiamo portato avanti circa una quindicina di iniziative di stage nei vari settori per gli alunni di tutte le classi, mentre prima erano destinati quasi esclusivamente alle ultime classi, quarto e quinto anno, adesso anche le seconde e le terze classi cominciano ad impegnarsi, ad operare nel mondo del lavoro, nelle aziende e nelle esperienze. Occasioni come questa offerte dalla Confindustria e da Confindustria Giovani sono fondamentali, sono importanti perché danno il segnale chiaro del collegamento, della sinergia che deve esserci tra il mondo del lavoro, e le aziende, le imprese e la scuola. La scuola da sola non ha i mezzi, non ha le capacità operative di offrire ai ragazzi tutto quello che è possibile fare, ma insieme col territorio, con gli enti locali, con le aziende, con le associazioni di categoria sicuramente si può fare un buon lavoro. Si può sfruttare quella grande capacità che gli alunni, che i ragazzi hanno, perché poi troppo spesso noi immaginiamo che i ragazzi siano demotivati o disattenti o superficiali, ma nella realtà quotidiana delle scuole noi sappiamo che non è così. Quando i ragazzi sono motivati, interessati e sono spinti a fare, a mettersi in discussione, poi i risultati li danno e danno dei bei risultati e delle belle soddisfazioni come questa. Maltempo nel Sannio, una decina di interventi dei vigili del fuoco a Benevento e provincia, allagamenti in città in via Adelperga e anche a Pagoveiano, dove c'è stata anche la caduta di qualche cornicione. I
I carabinieri di San Giorgio del Sannio hanno arrestato un 57enne di Ceppaloni accusato di violenza sessuale nei confronti di due minori. L'uomo dava passaggi in auto con delle scuse, faceva salire i minorenni a bordo e li palpeggiava nelle parti intime. Il 24 maggio alle 10 all'Università Giustino Fortunato di Benevento, in via Raffaele del Cogliano, il convegno La responsabilità del personale scolastico. Il 24 maggio alle 18 il Comitato Disoccupati Organizzati incontrerà il sindaco Fausto Pepe a Palazzo Mosti, ci sarà un presidio sotto il comune, poi una delegazione incontrerà il primo cittadino. Maria Ricca ci parla della mostra dell'artista Fabio Franzese. Saranno i naufraghi dell'artista Fabio Franzese i protagonisti della mostra che si inaugurerà il prossimo venerdì 24 maggio alle ore 18:30 presso le sale espositive della Rocca dei Rettori di Benevento. L'artista francese, diplomatisi al liceo artistico, predilige quelle tematiche che traggono origine da uno studio personale ed originalissimo sulla psicologia umana. Ispirandosi al senso del gioco pirandelliano, sperimenta Franzese le possibilità di frantumazione della realtà, del concreto di ciò che appare, nella ricerca di un mondo fenomenico, illusorio, eppure capace di suggestioni assolutamente reali. Egli dunque assorbe e dispensa sulle tele e sulle tavole a piene mani un racconto pittorico fortemente dotto, nella accezione della disciplina artistica, ma mai asservito ad un compiacimento puramente estetico. Il 24 maggio alle 15:30 nel Dipartimento DEM dell'Unisagno in Piazza Reghe II il convegno Nuove frontiere della famiglia, la legge numero 219 del 2012. Il 24 maggio alle 15 conferenza stampa alla CGIL di Benevento dei lavoratori della cooperativa San Valentino per spiegare la loro situazione occupazionale. E ora lo sport, pallavolo femminile, playoff Serie C, l'Accademia Volley ha battuto al tie break la Fiamma Torrese, successo anche per il volare Benevento che ha sconfitto 3-1 il Rota di Mercato San Severino. Un oro e due argenti per il centro schermistico Sannita al trofeo di spada di Cervinara, primo posto per la giovane Sannita Serena Furno.